Continua senza sosta il controllo del territorio da parte dei carabinieri della Tenenza di Settimo Torinese. I militari dell'arma hanno eseguito un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di droga concentrato soprattutto in quei quartieri cosiddetti a rischio. Nella mattinata del 26 giugno è stata fermata un'autovettura con a bordo due uomini che alla vista dei militari hanno subito assunto un atteggiamento sospetto. In particolare, l'uomo alla guida, un ventiseienne cittadino rumeno, ha cominciato a essere insofferente al controllo e per tale motivo è stato sottoposto a perquisizione personale domiciliare. Il rifiuto investigativo dei militari si è rivelato vincente. Nella sua abitazione sono stati trovati tre sacchetti contenenti complessivamente 640 grammi di marijuana, 64 involucri con compressivi 7 kg di hashish, oltre a vario materiale per il confezionamento e 3.735 euro in contanti ricavati presumibilmente dall'attività di spaccio. L'uomo è stato arrestato perché gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e accompagnato presso la casa circondariale Lorusso Cotugno di Torino. Nel medesimo contesto operativo, il passeggero, un ventottenne italiano, è stato denunciato a piede libero per lo stesso reato dell'arresto.